Rieccoci come promesso in studio con il nostro magazine, ennesimo successo per la tradizionale festa dello sport dei grandi salumifici italiani che si è tenuta nel fine settimana in Alta Pusteria. Quasi 1200 i presenti provenienti da varie regioni d'Italia. Sole splendente, aria frizzante, stato della neve in perfette condizioni e ancora sport e tanto divertimento. Sono stati questi gli ingredienti che hanno reso grande per l'ennesima volta la festa dello sport dei grandi salumifici italiani che si è svolta nel fine settimana. Location ideale non potevano che essere le montagne dell'Alta Pusteria, un'occasione per stare tutti assieme, dai vertici aziendali ai dipendenti provenienti da varie regioni d'Italia, quasi 1200 i presenti. Molto contento di esserci perché ho la possibilità non solo di passare due giornate in un paesaggio splendido e meraviglioso, ma anche di conoscere molto più da vicino una realtà imprenditoriale come quella rappresentata, guidata e diretta dal dottor Seft. Una tradizione che si porta avanti da 40 anni e quindi non ha voluto mollare neanche quest'anno, come anche 2 anni fa, e si tira avanti una tradizione. Questo vuol dire anche stare sulla strada, sulla propria via, seguire le proprie impronte e non farsi dirigere da niente e da nessuno. Ed è veramente un bel momento perché fa gruppo, fa squadra, fa azienda, diciamo. Molto sentita, partecipano tutti con molto affetto ed è veramente una giornata che fa azienda. Questo per me è molto 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 importante. Speriamo di farne ancora per tanti anni. Non solo divertimento in Alta Pusteria, nella giornata di sabato si sono svolte le classiche competizioni sportive, diverse le discipline in programma: slittino, slalom gigante di sci e di snowboard, gare particolarmente sentite dai partecipanti. Molta tensione. No, puntiamo ad arrivare in fondo, questo è l'obiettivo di massima. L'importante è partecipare. Sì. No, però con un occhio al cronometro. Sono agitatissimo perché voglio vincere, almeno tra i modenesi. Ah, sempre un po' emozionata, Però sono allenata benissimo, quindi mi vedrete in cima alla classifica. Io cerco di scendere sicuro, non tutta velocità, perché non so bene sciare. Naturalmente non poteva mancare l'amatissima ciaspolata con destinazione Rifugio Tre Scarperi e ancora le tradizionali passeggiate a Monte Elmo e a Malga Klambach. Stare insieme in un gruppo come il gruppo Grandi Salumifici Italiani è una cosa incredibile, basta vedere la gente che si diverte, la gente che sta insieme, la gente che sta insieme ogni giorno lavorando, ma qui si ritrova giocando, divertendosi con i propri figli, con le proprie mogli, conoscendoci, e quindi questo fa sempre più gruppo, sempre più gruppo. Al termine dell'intensa giornata sportiva i migliori sono stati premiati con tanto di coppa. Sul palco il presidente di Grandi Salumifici Italiani, Franz Senfter, che ha stretto la mano ai migliori. Sul podio anche i piccoli talenti che hanno mostrato tutta la loro classe strappando applausi. Consegnate le medaglie di prelibati premi, la serata si è conclusa con il botto, con i fuochi d'artificio. Ed ora un breve stacco pubblicitario, poi di nuovo in studio per parlare di sport. Scarponi che fanno male? Vesciche? Piedi freddi? Noi abbiamo la soluzione. MM Wundersocks, fatti di un tessuto speciale. Termici, contro vesciche, dolori, cattivi odori, resistenti, senza fastidiosi elastici, adatti per diabetici e con numero di soccorso. MM Wundersocks, calze che cambiano la vostra vita. Ora ci occupiamo di hockey sul ghiaccio, playoff tutto facile per l'Asiago che dopo gara 3 di sabato scorso ha ottenuto la terza vittoria contro il Milano. Tutt'altra storia tra Valpusteria e Renon, per il momento i lupi conducono 2-1 nella serie al meglio delle 7 partite.
Entrano nel vivo i playoff del massimo campionato di hockey. Non conosce sosta il cammino dell'Asiago che dopo gara 3 ha ottenuto altrettante vittorie contro il Milano. L'ultima risale a sabato scorso quando i vicentini in casa hanno battuto il rossoblu per 3-2. Decisamente più emozionante è combattuta la semifinale tra Valpusteria e Renon. Le immagini si riferiscono al match di 48 ore fa che ha visto la netta vittoria dei Lupi per 4-1 che si traduce in un 2-1 dopo 3 gare disputate nella serie Best of 7. Pubblico delle grandi occasioni al Leitner Solar Arena, tifoseria pusterese scatenata sugli spalti che si è confermata il classico uomo in più. La cronaca, il primo Drittel è scivolato via senza tanti sussulti nonostante i ritmi elevati. Nella ripresa i Lupi sono riusciti a trovare la via del gol grazie al solito generosissimo Armin Hofer. La replica del Ritner Buam non è arrivata e proprio nel terzo tempo gli ospiti hanno dovuto subire il raddoppio con Armand Berzins. Poco più tardi Christian Borgatello è riuscito a ridurre lo svantaggio, ma i pusteresi hanno nuovamente cambiato passo andando a segno a ripetizione, prima con Phil Devos e poi con Giulio Scandella. 4-1 risultato finale con i Lupi che si portano sul 2-1. Match combattuto, come dimostra il volto di Patrick Rizzo a fine partita. Cosa significa? Succede, giocando prendi una tega e via. Nonostante la sconfitta, l'umore in casa Renone è alto. In attesa di gara 4, c'è voglia di riscatto già a partire da domani sera con l'Albo. Martedì sera giochiamo in casa, vogliamo ritornare nella serie, vogliamo pareggiare la serie e far vedere che il Renone c'è e poi si vedrà. Termina qui lo spazio riservato allo sport. Noi ora con l'aiuto della regia andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Sempter. Saper fare, saper vivere. Per la giornata di domani le ultime precipitazioni tenderanno ad esaurirsi già al primo mattino e ad iniziare dai settori orientali il tempo diverrà a tratti soleggiato. I valori previsti: Silandro 3,13, Merano 6,17, Bolzano 5,17, Vipiteno 0,10, Bressanone 4,15, Brunico 0,11. Per mercoledì si prevede tempo soleggiato con valori termici in aumento, in giornata transiterà qualche nube alta, giovedì prevarrà ancora il sole mentre venerdì si alterneranno nubi e tratti soleggiati, dai dati attuali sabato il tempo sarà più instabile. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it, il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate 7 giorni su 7. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle ore 6.40 con la rassegna stampa curata da Matteo Donagrandi. È veramente tutto, vi ringrazio della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.